Mi chiamo Pork e sbordo solo a New York. Mi sei un po' e poi la mano ti do. No. Ano, ano, dilatiamo. Ano, ano, apri piano. Ano, ano, ti sfondiamo. Ano, ano, sul divano. Sbagli anche tu. No. Mentre ti apro quel culo. Ano, 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 dilatiamo. Ano, ano, apri piano. Ano, ano, ti sfondiamo. Ano, ano, sul divano. Saranno tornati tutti i pelandroni. Siamo tutti insieme oggi. Guarda Lisei come è ringiovanito. Si è fatto un weekend lungo. Il merda, ha fatto la trasfusione finalmente. È il dopo cane, è il cane. Parliamo del nuovo arrivo in famiglia Borghini, ragazzi. Ah, un bambino sembra oggi. Tu invece sembri un mimo anziano, Puccioli. Sembri cosa? Come si chiama? Antonio Albanese. Sai cosa facciamo? Anziano. Ma anche meno di Albanese, macedone addirittura. Grazie. Le due. Prussiano. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Mai! Cari cefali del mare Egeo, questo è Radio 105. Una radio, un colosso. E all'interno di questo immenso colosso, ogni giorno delle persone creano e creano lo Zoo di 105. Per esempio, Pippo Palmieri ha uno studio di produzione con microfono tutto suo, dove ci alterniamo per registrare le scenette e gli scherzi telefonici. Bravo. Al suo fianco alla mattina c'è Maggioni che lo stressa. E poi verso pranzo arriva il bimbo Antonio Summa. Poi c'è l'ufficio redazione, dove c'è Letizia Puccioni, la Chicca e Lucilla. L'ufficio è enorme, con mega schermo, mini frigo, macchina del caffè, riviste e la finestra gigante sul centro di Milano, con in mezzo un mega tavolo con tanti computer. Esatto. E poi nessuno. C'è l'ufficio più importante di tutti. Diciamo. La piccionaia. Esatto. Sì. Dove in 4 metri quadrati producono tutto il giorno da sempre Fabio Alisei, che divide un tavolo con Paolo Nois, Wender e Johnny. Sono due scrivanie da bambini rivolte verso il muro del pianto. Ma anche noi ci siamo comprati il frigo, un microonde e la macchina del caffè. E da Miami l'incredibile Marco Mazzoli. Che in questi giorni nella sua super radio sta ospitando Paolo Nois. Voi due ve la state spassando, vero? Lo so. Si vede che fate un'altra vita. Ma tranquillo, Paolo, perché tu e Mazzoli, prima di andare sull'isola dei famosi, eravate... Cosa? Cos'eravamo? Eravamo grassi. Nel mondo che non ha regole. Finti eravamo. Eravate cosa? Eravate. Non ti molla mai. Che cazzo lo vede mai questo? Tutta la settimana. Sto cazzo. L'ho fatto venerdì, eh? Sto cazzo. Faceva la Puccioni. Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia. Formazione Guida Unita al completo. Sai che adesso mi costa tantissimo dirlo, però Fabio, ci sei mancato venerdì. Ma sono un pilastro di questo programma. E devo dire che Summa è bravo, molto bravo, però Pippo sei imbattibile. Ci sei mancato. Mi siete mancati anche voi, ragazzi. La squadra è questa e non si cambia. Squadra vincente non si cambia, però attenzione, fermi tutti, silenzio, fermi, perché è accaduto l'impensabile. Cioè, in famiglia
famiglia Borghini, ovvero famiglia Alisei, è arrivata una nuova entrata. È arrivata Raya. Fabio Alisei ha preso un cane, ragazzi. Allora, l'intenzione era prendere un cane. Al momento è un bruco. È un bruco. È un piccolo bruco. Perché bruco? È un bruco perché ha le gambe cortissime. E passa il tempo a brucare nella sua cuccia. Però penso che si sveglierà prima o poi. È piccola. È triste, malinconica. È appena arrivata. Allora, l'hai salvato da un canile, tra l'altro, al sud, se non sbaglio. Allora, lei era stata portata fortunatamente in un rifugio in provincia di Frosinone, insieme alla mamma e al resto della cucciolata. Quindi, tutto sommato, era una situazione, diciamo, in cui di emergenza, ma non di disagio. Ce l'hanno portata su in questo camioncino insieme a gatti, cani, conigli, papere, trichechi e pavoni. Un furgoncino piccolissimo, ci siamo visti tipo gli spacciatori nel parcheggio della Auchan. C'erano tutte queste macchine con la gente con gli occhiali scuri e il bavero alzato. Ho detto, minchia, se arriva una pattuglia ci portano via. Senti bello, sono 50 euro, bello, sono 50 euro la pallina. Alla fine sono stati gentili, ci hanno dato tutti i documenti, le varie vaccinazioni. Vabbè, a parte le robe tecniche, com'è avere un cane? Cioè, il fatto di avere un bambino in casa, perché rimarrà un bambino di 3 anni per sempre. Cioè, non è come i figli crescono a un certo punto, poi in questo momento è come avere un altro me. Nel senso che pensa solo a mangiare, dormire e a non fare un caso. Sì, no, neanche scopare, no, a non fare un caso. Sta lì al caldo nel suo divanetto. Col cellulare. Sì, esatto, a giocare. Adesso le ho fatto conoscere Rai Shadow Legends. No, ieri mi ha aperto una scheggia, mi ha trovato il vescovo. No. Adesso che mi ha trovato. C'è il vescovo. C'è il vescovo. C'è il vescovo nel videogioco. C'ho l'arcibishop adesso. Mamma mia, povero cane. Però... speriamo non faccia la fine di Rossino, perché ricordiamo che tu non hai proprio il pollice peloso, ecco, sei un po'. Allora, cioè, innanzitutto non può fare la fine di Rossino perché ho provato e dentro la bolla non ci sta. E neanche nel water. E neanche nell'acqua, quindi penso che sul suo divanetto. Mi piacerebbe raccontarvi delle cose meravigliose vissute insieme al mio collega che è qua a Miami questo fine settimana, ma purtroppo chi l'ha visto? Non è il programma televisivo di Rai 2, Rai 3, quando il cazzo va in onda. Rai 3. No. Il signor Paolo Noyes sparisce il venerdì. Dice, ciao, scusa, devo fare, ho un impegno, ho comprato una matassa di luci piantate. Effettivamente venire a Isla Morada a montare la tua antenna della radio. Non è che io vado. Allora, sta roba dobbiamo sfatuare questo mito. Sfatare questo. Io non è che vado a smontare le antenne perché è una roba impossibile. Sono a 300 metri d'altezza. Sono andato a riavviare il trasmettitore che ogni tanto ha bisogno di amore. Di nuovo. Ma a proposito di amore, io sono stato in amore con mia moglie. Sei andato al mercato, tu fai sempre le stesse cose, sei peggio di Fabio. Gli ho detto, vieni com'è Isla Morada. Sono andato a trovare Chico Forti in carcere, poi magari apriamo una piccola parentesi. Però Paolo ha sentito Islam e ha detto Isla Morada è un posto meraviglioso sulle Keys e c'era questo ristorantino carino, abbiamo fatto una roba molto romantica. Ho detto, vieni con me. No, non c'ho da fare, sono un uomo impegnato. Infatti devo fare una roba romantica, stare con mia moglie. Sei a Miami, vieni a trovare Chico in carcere. No. Voglio stare con mia moglie un weekend. Posso? Ah, perché non stai con tua moglie tutto il giorno, tutti i giorni, sempre. Tutto il giorno sto con te. Ma chi ti vede? Con te qui. Fabio, ti prego, per favore, vieni qui, allora. Per favore, vieni qui. Vieni qua 2 settimane, ti pago tutto io, appena, ma vieni qui. Appena Palmieri guarisce dalla rissa nella quale è finito, perché voi non lo vedete, ma Palmieri ha un occhio gonfio così perché ha fatto una rissa e non lo vuole rivelare. Con chi ti sei menato, Palmieri? No, in cantiere mi sono fatto male. Cioè, tutto dalle scale, Palmieri. È un casino sotto, ragazzi. Comunque, ieri sono andato a trovare Chico, come accade. Purtroppo era un po' di tempo che non andavamo perché eravamo bloccati. C'era, sai, il sistema che utilizzano nelle carceri americane è tutto automatizzato. Ed è ovviamente uno dei più grandi. È il secondo business in Florida, pensa, il carcere. Allora, tutto quello che accade all'interno delle carceri americane è un business bilionario, cioè miliardario. Per farti un esempio, sai il cane che ha lui? Lui ogni tot gli danno un cane, sono solitamente cani Labrador o Golden Retriever. E uno dice, che bella questa cosa, no? Dare un cane a uno che è in carcere, tra l'altro da 25 anni, che gli tiene compagnia. In realtà c'è tutto un business dietro. Allora, il carcere cosa fa? Si mette d'accordo con questa società che dà in affidamento per un anno
questi cani a diversi carcerati. Ah, okay. Okay, carcerati. Il diciamo il Chicco Forti del, in questo caso cosa fa? Addestra il cane con diciamo le robe più basiche, tipo uh-huh. seduto, dammi la zampa, okay. gli insegna le cose basiche. Una volta che è passato un anno il cane gli viene portato via, che brutto, però. Viene mandato in questa azienda, questa società che gestisce i cani per non vedenti, gli fanno 2-3 mesi di addestramento e poi il cane viene venduto a $35,000 Mamma. Alle persone che ne hanno bisogno. Quindi è un business per certo, il carcere. Però è una cosa atroce, ma uno si affeziona. Ma infatti lui ma dice... lo fanno anche in Italia, nel senso, sì, ora sì. non so se costano poi $35,000 ma i cani per ciechi vengono affidati alle famiglie, li tieni per un po', gli dai, sì, gli insegni, addestri, esatto. un minimo, più che addestrarli, li educhi a proprio le cose basiche, e da lì capiscono se sono in grado o meno di stare poi con le persone. Il problema è che Chicco è affezionatissimo a questo cane, che si chiama Uno, e gliel'avevano anche tolto, era successo un casino con un altro carcerato, un figlio di puttana, che adesso alla fine sta veramente passando l'inferno dopo quello che gli ha fatto, gli aveva portato via. Se la teneva lui, quindi figura, Chicco era impazzito. Certo. Beh, morale, c'è un business dietro ogni cosa. Ogni telefonata che tu fai, sia che tu la riceva da Chicco o che tu la faccia, ovviamente sono a pagamento, costa $4. $4 per 5 minuti di telefonata. Capisci perché tengono in carcere tantissimo le persone? Bravissimo. E ovviamente il carcerato non gli costa nulla al carcere, perché poi alla fine quando lui è dentro, tra le visite che hanno un costo, le telefonate, le email, c'hanno questi finti francobolli, che sono digitali, che devi pagare. Quindi per ogni email che tu mandi e ogni mail che ricevi, paghi 35 centesimi a mail, andate e ritorno. Cioè, quindi è un business veramente milionario, cioè, anzi miliardario. E così campano le carceri, per questo che sono delle strutture. Andiamo a rapinare immense. Un carcere. No, la cosa strana è che quando noi andiamo a trovare Chicco, lo incontriamo in questa stanzona grande con tanti tavoli, il carcerato sta da una parte e i familiari dall'altra. Certo. No? E gli ho detto, ma scusa, ma quanta gente c'è in questo carcere? Mi dice 1600 persone. Minchia. Cazzo, nella stanza eravamo in, forse c'erano 30 carcerati. Io ho detto, scusa, e tutti gli altri non li viene a trovare nessuno? Mamma mia. Quindi è una roba veramente agghiacciante. Lui è fortunato che ha una lista di 15 persone che a rotazione lo vanno a trovare, Chicco, tra amici, parenti, ascoltatori anche dello zoo che vivono qua in Florida. E la lista adesso è piena, quindi se qualcuno vuole andarlo a trovare è un po' un casino. Avevo chiesto a Paolo se doveva venire. Andate ma a trovare un altro. No. Magari, che ne so, un Ramirez, andate, fate qualcosa, non puoi, per Ramirez. Non puoi, devi essere nella sua lista. Comunque un giorno vorrei, siccome c'è tanta confusione, tanta gente non ha capito bene a che punto siamo arrivati, magari un giorno ci dedichiamo anche una puntata dello uh-huh. zoo. Portiamo qua Roby, che è il suo migliore amico, che è quello che lo segue da quando è iniziata questo inferno, e ci facciamo raccontare bene come è partito il tutto, perché tanta gente pensa che lui sia in carcere accusato di omicidio. Non è vero, lui è accusato di essere uno dei mandanti, che gli altri sono scappati. Certo. Cioè i veri responsabili, il vero responsabile vive in Germania e si fa la bella vita e continua a truffare. Però c'è tutta una storia dietro e c'è anche un punto d'arrivo dove siamo arrivati adesso, che è giusto che gli ascoltatori sappiano, perché certo. tanta gente mi chiede, ma perché è ancora lì? C'è tutta una situazione che purtroppo, mi tocca ammettere, non è colpa solo del governo italiano, certo. ma è colpa tra virgolette, è colpa e responsabilità del governatore della Florida. C'è tutto un casino, sai che lui si sta candidando come presidente degli Stati Uniti alle primarie, sì. Quindi fare determinate azioni potrebbe compromettere la sua partecipazione alle elezioni. È un ma figurati un se questa persona qua che fa politica non libera una persona innocente per un puro gioco di potere. Tu devi partire da questo presupposto. Allora, Chicco, per gli americani che non conoscono assassino. La storia, è un assassino, certo. che è stato condannato in un tribunale americano, e quindi gli americani non sono andati a indagare. Chissà quanti ce ne sono, quindi come cederlo lui. Cederlo alla richiesta italiana sarebbe un gesto di debolezza. Esatto, e quindi già De Santis non è che se la sta passando benissimo, e comunque credo che ormai sia fuori dalle elezioni, perché ha veramente una percentuale molto bassa. L'hanno scoperto a letto con un alieno. No, ha già fatto mille cagate che comunque gli hanno fatto perdere punti. Il fatto di liberare un carcerato condannato all'ergastolo italiano
gli farebbe probabilmente però scusa, se è già fuori dai giochi tanto vale liberarlo, no? Adesso forse sì, cioè, vabbè, se ormai l'hai perso, no, adesso non voglio dedicare questa puntata, la organizziamo bene, così okay, ricostruiamo bene tutto il caso e raccontiamo bene la storia di Chicco e vi diciamo esattamente dove siamo. Esatto, a questo punto quando si fa divulgazione bisogna comunque ci serve un elicottero, una corda molto lunga, lunghissima, e un escavatore della cartigenica, della cartigenica. Dai, perché quando si spiegano le cose bisogna farlo nella maniera giusta, bisogna farlo in maniera scientifica, giusto, bisogna giusto essere bravi a divulgare. Bravo, e c'è solo una famiglia che lo sa fare, sì, bene in Italia, la famiglia Angela. Ci colleghiamo con Passaggio da qualche parte, così almeno sintetizziamo. Vai Pipuzzo, andiamo. Bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto e bla bla bla. Nelle scorse settimane ci siamo occupati dei terroni, dei dinosauri gay e sempre con tantissima cura nella ricerca di documentari di altissimo livello. Ovviamente senza tralasciare la cosa più importante di tutta la produzione, ovvero le inquadrature del mio enorme pazzo, basta, bello basta, e protuberante, basta, gonfio basta e imperante, sì, 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 quasi vero, impertinente, che tanto distrae le nostre telespettatrici. È vero. Ma sì, non siamo qui a parlare nuovamente del mio pene, anche se potrei invitare qui fior fiore di scienziati a disquisirne per tutta la sua potenza, perfezione e quasi infastidente attrattiva. Basta, oggi siamo basta qui infatti per una carrellata di interessantissime cosette che tratteremo a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti. Sentiamo immediatamente un piccolo sunto degli argomentelli di oggi mentre vado a farmi una pisciatina e ammirare il mio magnificente pene, che tanto mi rende orgoglioso, ma questo lo avete già ampiamente capito. Esatto. Sì, sì, nella sì, puntata molto di oggi a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti e cazzi cazzi. Scienza. Attraverso un complesso algoritmo andremo a calcolare tutte le probabilità che Fabio Alisei dello zoo di 105 possa diventare un fascista di colore all'interno di una zona spazio-temporale parallela alla nostra, con una interessante ricostruzione che lo vede prendere il potere nello Stato italiano ed imporre tremende leggi razziali che discriminano le persone col gusto nell'abbigliamento e che guidano belle macchine. Droga. E può un uomo strafatto di coca avere una erezione soddisfacente? Sfateremo il mito del pippato a cui non tira, grazie ad un esperimento dell'Università La Sapienza, dove due ricercatori si fanno un festino con 5 pezzi e una zoccola, mantenendo comunque ottime prestazioni sessuali. Buona sapere. È arrivato il momento del documentario centrale di oggi, che spero sia una gran bomba, perché come direbbe Shade, ieri siamo andati bene ma non benissimo. Colpa di quella cagata di documentario della BBC sulle piante da appartamento. Quindi andiamo subito a vedere questo splendido documentario, spettacolare quasi come il mio giganterrimo pene. In questa opera stupefacente parleremo di pagliacci, tecnicamente denominati clown, ma che per praticità chiameremo con il nome più gergale, coloratissimi e amatissimi dai piccini, ma tanto odiati da Paolo Noise. Esatto. Oggi scopriremo il lato nascosto dei pagliaccini, ovvero cosa mangiano, come dormono, come si comportano nel branco e come si riproducono. Buona visione. Eccolo, è un esemplare adulto di pagliaccio. Probabilmente è in cerca di una preda. E questo pagliaccio è un esemplare molto anziano, probabilmente allontanato dal proprio branco, perché malato e non più in grado di svolgere mansioni utili o semplicemente spostarsi per la lunga migrazione. Le sue scarpone sono molto logore. Il nasone rosso presenta ferite molto evidenti, forse frutto di uno scontro per una femmina fertile. E eccolo, mentre cerca di ricaricare in un acquitrino il suo fiorellino che spruzza, unica arma di difesa dai predatori.
Accidenti, questa non ci voleva. Un esemplare molto più grande e giovane lo ha visto. Probabilmente è il padrone del territorio. Ha delle belle gote gonfie e la sua livrea a quadri ne denota la giovane età e l'enorme carica di testosterone. Ma è troppo tardi. I due pagliacci si azzuffano immediatamente. Il giovane pagliaccione non tollera l'intrusione nel proprio territorio. Ma tra colpi di scarpone e martelloni tromba e tutto dura molto poco, perché il pagliaccio, che chiameremo Birba, ha la peggio e si allontana ferito. Purtroppo l'intervento dell'uomo sta restringendo sempre di più l'habitat di questa specie. E se non faremo qualcosa presto, potrebbero scomparire assieme ai loro coloratissimi nasoni, che ormai vengono serviti sempre più frequentemente nella cucina orientale come cura per la fertilità. Ma chi li mangia? Già, l'uomo è sempre un gran pezzo di merda. Ma perché sti cinesi hanno tutti sti problemi coi cazzi? Magari lo affronteremo nella prossima puntata di Passaggio. Ah, bla 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 bla. Alla prossima puntata. Ciao Teroni. Ciao Alberto, grazie. Affascinante, cazzo. È affascinante il mondo. Da brividi, da brividi. Vieni. Oh. Sta sigla bassa. No, epica forse. Bellissima, senti bene. Palmieri, sfuma. Forse si poteva trovare una compressione migliore. Volevo rispondere a un ascoltatore che dice: Mazzoli, il modello americano ti piace così tanto, ti meravigli che le carceri americane private fanno pagare tutto. Ascolta, non mi rompere il cazzo. Buono. Allora, io ho scelto di stare con i burattinai e non con i burattini. Basta, t'ho già risposto, fine. Tu sei un burattino, vivi nel paese dei burattini, io sto con i burattinai. Tanto da una parte e dall'altra la prendi nel culo. Tanto i fili sono sempre gli stessi. Sempre quelli, sto con i burattinai. Ma poi io sto bene qua. Che cazzo me ne... cioè, cosa c'entra? Non c'entra niente. Anzi, hai anche comprato delle azioni di un carcere, giusto per investire i tuoi soldi. No, quello no, e quello no. Ho fatto vedere alla Puccioni dove vorrei andare a vivere. Ma che posto! Ho trovato il villaggio dello zoo, ragazzi. Ho trovato il posto dove trasferirmi per sempre. È un ranch dove fare un paio di settimane. No, che ranch! Sempre in mezzo alle... Ma sei riduttivo, Paolo. Puccioni, puoi cortesemente descrivere è questa meraviglia? Apple Town. Esatto. L'hai vista, Fabio? L'hai vista? Sì, l'hai Apple vista? Town. È un posto meraviglioso. No, è un set cinematografico più che altro, però va bene. No, è un paesino che ha tutto, c'ha il saloon, c'ha l'alberghetto, ma è un paesino. Sono quattro secondo case. Me, però. Quattro case con la villa dominante, Marco, costa un cazzo. Scusa, Marco, è il villaggio del West di Gardaland, dice. Che cazzo me ne frega, scusa, no, però in Colorado dei cavalli finti. No, ha ragione. No. Là ci passerei tutta la vita, dai. Dai, non è brutto quel No, è bellissimo. Ma tu sei stronzo. Alla decimo giorno che saluti le sette persone che ci vivono. Ma che persone? Io non voglio le persone. Sono animali. Ogni tanto organizzo una roba e parli con le mucche. Parlo con le mucche. Aspetta, no, Paolo, c'è anche lo sceriffo meccanico che fa hello. 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 Poi c'è l'indiano sulla sì, collina. L'indiano di plastica. Ma che palle che siete. No, è di legno. Ma la bellezza è che ognuno deve vivere dove meglio sta. Scusa, esatto, cioè, chi sei tu per giudicare allora, dove sto bene? Allora, io, Marco, poi. Scusa, ma perché non prendiamo un terreno completamente arido nello Utah e ci rifacciamo Pistoia? È una bella Pistoia fatta di cartone e cartapesta. Ma che costa troppo? Questo villaggio qui non costa un cazzo. C'è una bellissima villa dominante. C'è il lago. Ah, cazzo, è brutto. Cazzo. Beh, insomma, faccio pagare al mio amico, mica io. Costa un cazzo perché paga lui. Esatto. E beh, così. Detto questo, allora, ieri sera, io ormai la sera faccio le mie recensioni. Ieri sera ho visto, a parte che Paolo ha visto il film che gli avevo consigliato. Oh, Upgrade, bellissimo. Bello, no? Sono rimasto sconvolto dal finale, che non racconterò ovviamente perché mi ha lasciato così. Però si chiama Upgrade, credo che sia su Amazon Prime. Amazon Prime, esatto. Molto, molto figo, e soprattutto tratta un argomento che riguarda molto un argomento di attualità, che è quello di Elon Musk, che sta andando avanti. Sì, con... C'è un'analogia fortissima. Con i microchip per aiutare le persone paraplegiche, tetraplegiche, eccetera. Che è poi una scusa per fare esperimenti sul corpo umano, lo sapete. Sicuramente. Tutti. Invece, ieri sera mia moglie ha visto che su Netflix c'era questo docufilm su Hilary Blasi. Noi del calcio ce ne sbattiamo
il cazzo, io non so niente. Però, però su gossip, ragazzi. Ma no, vabbè, sì, è una gossipata, non è un documentario. Però ha fatto molto bene. La Hillary ne esce benissimo, ovviamente. Lei racconta... se l'è fatto lei, voglio vedere. Vabbè, scusa, lei racconta le sue, la sua versione, viene tutta ricostruita molto bene. Sì. Carino, veramente, ve lo consiglio, è carino. Sì. Anche la domanda perché... è l'opportunità di fare un docufilm su una coppia che si separa, dove tu fai, racconti la storia dal punto di vista di lei e dici lui è una merda. Beh, no, allora ascolta. Un documentario per dire mio ex marito è una merda. Allora, no, però per tanti mesi hanno detto che lei era una merda. Lei era una merda. E tra l'altro, vabbè, insomma, non posso dire delle cose. Io non posso dire perché non posso dire. Non le puoi dire. Non almeno lei può farlo. Beata lei. Capito? No, ma allora dovete calcolare che Hillary e Totti a Roma, lui è definito l'ottavo re di Roma. Cioè lui lui è Dio a Roma. E quindi, sai, il loro matrimonio, la loro storia era un po' la storia del re e della regina di Roma. Quindi che fosse finita così male, dove lui ha raccontato le sue verità, era giusto che lei raccontasse le sue. Siccome sono così importanti, evidentemente Netflix ha detto cazzo. Ma fallo a Belve, però. Cioè, ho capito. Un docufilm lo fai sulla vita di Beethoven, capito? Cioè, una persona che ha avuto una rilevanza nella storia del mondo. Ma sì, fai un docufilm sui cazzi di tra moglie e marito. Leggera, è una roba leggera che ti guardi così sereno sul divano, ma una birretta. Ma tu che sei una parrucchiera. Ma no, ma non solo lui, è il primo, è il più visto su questo, che cazzo. Comunque Totti si è chiavato Beethoven. Guarda, secondo me sì. Anche Beethoven. No, la cosa che mi fa strano, insomma, è che tutti meravigliati di questo tradimento. Minchia, io non aggiungo altro, però voglio dire, basta, la tua risata è un po' troppo inopportuna. Sì, vabbè, no, per dire, cioè tutti stupiti di questa qua, è tutto, cioè, nel senso, Marco, troppo. Sai che adesso chiamo Totti e faccio filmo. Comunque, la versione sua, filmo. Totti ha detto faccia e dica quello che vuole. Cazzo, come il rap. Sì, lei però, non io. Cioè, non ha tu detto devi a me. Stare zitto e io mandare la zecca. A me quello che ha incuriosito è il fatto che Totti si è mollato con Hillary per mettersi insieme al clone di Hillary. Sì, però 20 anni più giovane. Esatto, la ripresa giovane. Che roba orribile. Comunque, ragazzi, Hillary in questo docufilm è una fica pazzesca. Cioè, veramente bella, c'erano proprio, delle belle luci, è simpatica. esce molto bene, proprio fatto bene, è una roba fatta molto bene. Beh, Marco, ormai col CGI, ma vai a fanculo, dai. Ci colleghiamo con la zecca che è su questo argomento. Andiamo, vai, andiamo. Radio 23 centimetri presenta la zecca. Tutto il resto è gioia. Allora, in questi giorni ha debuttato su Netflix, la prestigiosa piattaforma Netflix, la serie di Hillary Blasi intitolata Unica. Unica, infatti speriamo che sia l'unica e non ne faccia più, perché per quanto mi riguarda è una cacata monumentale. Ma non tanto per la qualità, quanto per l'opportunità di fare una serie in cui metto in piazza i cazzi miei con mio marito prima della sentenza di divorzio. Io mi chiedo se siamo arrivati a questo punto di voyeurismo, cioè dopo aver infilato l'occhio nel buco della serratura per spirare la vita degli altri su Facebook, eccetera, adesso ci infiliamo pure il cazzo e andiamo a curiosare nei matrimoni delle altre persone. Però la Hillary Blasi l'ha fatto, la serie ha avuto anche successo, top negli ascolti su Netflix. Voglio sentire voi se l'avete vista, se vi è piaciuta. Apriamo le linee. Apriamo con Ernesto da Catania. Ernesto, hai visto la serie di Hillary Blasi? Vai. Guardi, io l'ho vista solo per vomitare. Perché? Per vedere come ha trattato quell'uomo che secondo me è uno degli uomini un santo. Più spettacolari d'Italia, che ci ha portato la coppa del mondo. Sì. È stata una persona che l'ha tradito. Sì, però scusi. Ha tradito i suoi sentimenti. Ma non è vero. Diciamo che l'ha distrutto anche come uomo. L'ha distrutto. Ora, cioè, si vede che è una persona distrutta. Ma non mi sembra distrutto. Mi sembra sereno, ben pasciuto, e mi sembra che stia scopando anche una bella ragazza giovane che oltretutto somiglia pure alla moglie, o no? Ma è un esempio anche nella vita. Di cosa? Cioè, un esempio di cosa? Un ragazzo di quartiere che ovviamente cosa è cresciuto senza soldi in cosa un quartiere molto povero. Ha salvato i bambini. È un esempio di cosa? Che dovrebbero seguire queste teste di cazzo di ragazzi di oggi che si vedono TikTok e si ascoltano tutta questa musica di merda. Che cosa ha fatto? Ha tirato 4 calci a un pallone. Che cosa ha fatto? Ha salvato dei bambini in un incendio. E quindi si chiama Roma e credo che non ci sia riuscito quasi più nessuno a portare il grandissimo scusi. Ma guarda, io certe volte ascolto il tuo programma e credimi, sei una persona
che fa venire da cacare, cioè, sei una persona che non ha nessuna idea di chi contro la povertà, contro il sud. Io sono, sono contro l'ignoranza sua, l'ignoranza delle persone come lei e l'ignoranza di tutti, quel becero. Aspetta, che sto venendo. Io guardo in questo momento, sono affacciato ad Acitrezza e sto osservando il mare e sto pensando alla tua barbosaggine. Bene, vede l'orizzonte laggiù, perché dietro c'è il vaffanculo dove se ne deve andare. Arrivederci. Andiamo da Gerardo, da Comacchio, vai Gerardo. Non me ne frega niente. Sì, questo manca a me, me ne sbatte proprio il cazzo sui scogli. Però dico, lei, secondo lei, è il caso di fare una serie per sputtanare il marito o no? Non lo so, guardi. Ma lei è in una fumeria di hobby a Shanghai oppure? No, sono sto lavorando. Sta lavorando, capito. Che lavoro fa lei? Trasfusioni? Beh, vampiro? Disegno. Disegna, è molto bravo. Che genere di disegno fa? Meccanico. Disegno meccanico. Bene, allora mi faccio un cazzo con le ruote. Diesel, se riesco. Ti voglio cuidare anche quel cazzo. Cosa chiamano a fare? Un altro! Andiamo da Michele, da Parma. Vai Michele, tutta tua, vai. Sì, l'ho vista. Allora, io penso una gran cazzata. Perché? Una gran cazzata? Ma sì, ma dai, ma adesso lei farebbe lo stesso? Io l'ho vista col mio amico Franco. Adesso che cazzo se ne cura? Può sputtanare una persona così, un calciatore di prestigio. E quindi, ma sti cazzi? E sti cazzi? E sti cazzi, oltre che calciatore, anche marito, uomo, padre, avrà anche delle altre regolarità. Sì, ho capito, ma lui è un calciatore, e ma quindi, non puoi sputtanarlo così. Ma dai. Scusi, sputtaniamo i politici. Ma chi è? Kim Kardashian? Ma chi è sta qua? Ma chi è? Ilary Blasi, conduttrice televisiva di prima fascia. Ma che di prima fascia? Di fortuna, ma cosa vogliamo fortuna? Parlarne? Dai, adesso mi dica la sua abilità nel condurre un programma televisivo. Ha condotto reality show facendo ascolti da record. Il ragionamento è a me della Blasi, che cazzo me ne frega, c'ha le labbra canotto, la guardi, dici che bella. E quindi deve soffrire. Ma sì, ovviamente. Ma cosa urla? Che cosa cazzo urla lei? Continua a dire ovviamente. Ma perché urla? Perché bestemmia? È incapace di sostenere una conversazione. Sacrilego, lei è un sacrilego. Lei è un blasfemo. Con le sue paroline, lei le scude di notte e poi le spara fuori alla gente, esatto. Così pensa di essere intelligente. Lei è una capra. Invece lei potrebbe leggere integralmente Il Devoto Olida, Abate a Tutorellone, e rimarrebbe comunque un coglione. Arrivederci. E chiudiamo come sempre con l'amico mio, direttamente da Grey School. Oggi ho intenzione di proporgli con calma il tema Ilary Blasi, che so che lui apprezzerà. Amico mio, buona settimana. Infame, maledetto. Lo sapevo che era lui, che porco d'un amico mio, buongiorno. Lo sapevo che era lui, infame, maledetto. Mi mancavi tanto. Smettila di rompermi i coglioni, Cruciani. Ho un argomento per te oggi, amico mio. Sono sicuro che sarai estremamente incisivo. Tu non hai argomenti, È una trasmissione di merda. Ti sto tendendo la mano. Sei l'ubriacone. Sì, il l'ubriacone. Certo, è bellissimo. I giovani che ormai non hanno più valori. Bellissimo, bellissimo il gioco d'azzardo. Grazie a te. Bellissimo. A gente di merda come te che continua a propagandare la droga, l'alcol, il gioco d'azzardo. Sono ragazzi. È una malattia grave. Ma tu hai una malattia grave. Tu non è che affronti, tu chiami, insulti. Codardo. Bravo, chi sono? Per farmi venire. Smettila di fare la vittima. Vittima, non sei una vittima. Non ne vuoi parlare. Quando hai argomenti seri, non avevo i coglioni con queste stronzate. Non ne vuoi parlare. Non sei in grado. Margherina, il gioco d'azzardo. Non si riesce. Bello. Sì. Bene. Mi piace tanto bene. E allora parlo anch'io. Che cazzo vuoi? Maledetta merda. Mi stacco la testa e me li attacco nelle antenne di casa, così dopo prenderà bene anche il 5G. Maledetta infame, maledetta di memoria.
so, vabbè. Porca miseria, anche elettrotecnico adesso. Siamo arrivati alla decapitazione. Non sapevo che fosse un sanculotto, però secondo me la faccia da sanculotto ce l'ha. Arrivederci, ciao. Non riesci, però, non riesci. Niente, non, niente, oramai... cioè lui, io devo dire che lui parte, Fabio parte anche con una buona intenzione. No, cioè, è vero, sì, ma dura pochissimo, poi comincia a fargli scusa, no, allora amico mio, gli ho detto scusa, parliamo del caso di Ilaria Blasi, che so che tu sei sensibile alla tematica delle donne. E lui è partito niente. Che io mi ubriaco, che propagando la droga, non è colpa mia. Non è colpa sua. No, non è col... Sai che Fabio non istiga mai. Comunque Paolo, abbiamo di nuovo lo stesso problema. Cosa? Ieri hai mangiato l'aglio e io oggi devo subire. Non ho mangiato l'aglio. Sì. Forse sì. Sì, senza il forse. Scusa, ma dove la trovi la bagna cauda a Miami? Perché so, è la mia curiosità. Porca puttana, dai. Devo anche scorreggere, me la sto ecco, vai di là, ecco. Fallo che c'è la pubblicità. Però prima c'è una versione un po' alterata del lancio di Caduta Libera. Sai che va in onda tutte le sere? Sì, siamo certo. Pronti? Sì, sentiamo. È leggermente alterata, però leggermente. Penso che l'abbia mandata proprio Jerry Scotti. Sì. Sentiamo, andiamo. Grandi personaggi della TV italiana. In prima serata, a Caduta Libera. Il mostro di Rostov. La salma di Hitler. Fedro del Grande Fratello. O meglio, quello che ne rimane. La sosia grassa di Céline Dion. Okay. BDB, Body Bibu. Claudio Baglioni Filippino. E un ricchio. A caso, che alza gli ascolti e mi evita di essere chiamato omofobo. Porca. Sono ubriaco merda, credo di essermi cagato addosso. Questa sera, solo su Canale 5. Vai Jerry, dici qualcosa. Che gran voglia di scopare che ho. Speriamo venga anche un po' di fica. Che gioia. Bravo Jerry. Te lo auguro, Jerry. L'uomo più memato del mondo. Adesso anche riprodotto digitalmente. A dopo. Questo è lo Zoo di 105. Il programma che non piace. Noi siamo lo Zoo. Vate. Eravate. It's my own desire. It's my own remorse. Help me to decide. Voi lo sapevate che il cazzo invecchia? Sapevi? Che bella apertura, Marco. No, beh, c'è questa notizia che titola "Come cambia il pene quando si invecchia". Allora, i coglioni diventano maracas lunghissimi. Sì, lunghi. Lunghi. Guarda i miei, adesso forse no, perché ieri mancava, sera 3 giorni guardando. Ieri sera mia moglie ha fatto il suo dovere, allora, però vedi che scendono molto, vedi come non tanto. Perché ha fatto il suo dovere, però se li lasci lì un po' diventano nacche. Allora, vorrei dirti una cosa. Dimmi Paolo, dimmi. Vorrei sfatare il mito che i testicoli contengono tantissimo sperma e si sgonfiano quando non è così. E quindi da dentro c'è della birra, meno che tu non riesca a riempire un bicchiere, non si sa mai. I condotti sono interni. Tra l'altro sai che Rocco Siffredi, che saluto caramente, che è una persona che sento molto spesso, tra l'altro anche senza richiederlo mi manda video dei suoi set, mi ha raccontato che molte scene, questo è per tranquillizzare gli uomini che magari non riescono più a una certa età ad avere quel quel getto così potente, è che molti attori porno, per fare proprio quella scena lì proprio bella, mettono, si iniettano con una siringa il Malox, il Gaviscon liquido all'interno dell'uretra. Allora, io ho provato. Ci ho messo il Jeffer pesantissimo. Il getto non è venuto granché, in compenso era di un frizzante. Vorrei chiedere a quell'azienda lì non so perché le fa solo in Italia quelle bustine che tu devi alzare la testa, perché evidentemente e rovesciartele in gola, che è un po' sesso da carcerato, perché l'espressione del viso è non voglio. Però devi buttare in gola. Però ho una domanda da porvi, perché in questi giorni ho notato un'incredibile somiglianza fra Sinner, il tennista, e Rocco Siffredi. Sì, ma ha mandato lui la foto faccia. stamattina me l'ha mandata. Faccia, ragazzi. Guarda, stamattina mi ha mandato con qualche roba anno qua. In meno. Sinner è Rocco da giovane. Questa qua. Dimmi se non è lui.
è lui da giovane, è uguale, identico. Ma io indagherei. Dei problemi però. Comunque, se volete magari divertirvi, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, basta una siringa senza lago, la siringa classica. Da pasticcere. La sacca porta. Prendi la siringa normale e gli togli l'ago, quindi rimane la punta più larga. Scusa. No, non ho provato. Allora, sinceramente. Allora, ragazzi, soprattutto non fatelo con le compresse di tachipirina, perché è difficile poi toglierle. Allora, il processo di invecchiamento causa una serie di modifiche fisiche che coinvolgono tutte le parti del corpo, compreso il cazzo, e la sua risposta sessuale. Questo lo sappiamo, che invecchiando ovviamente le prestazioni diminuiscono. Il fatto che il pene, dicono gli scienziati, invecchiando sembri più piccolo, in realtà è dovuto al fatto che il flusso di sangue diminuisce e quindi non riesce a raggiungere quella bella erezione purpurea che hai quando hai 20 anni. Quindi in realtà il pene non è che diventa più piccolo, è che diciamo il sangue che affluisce verso questa bella punta diminuisce, quindi rimane più piccolo. A meno che non prendete la cardioaspirina. Vi assicuro, sono quei 100 mg. Sì, Paolo, però tu stai consigliando della gente di iniettarsi robe nel pene, di prendere. Non puoi consigliarlo questa cosa. Sono stato io. Perdonami. Fate come ho fatto io, dovete far congiungere il pene direttamente al cuore con un tubicino. Fai l'aggiunta, la con un rubinetto. Esatto, tipo spina. Ci sono stati politici storici che invece si facevano la punturina e lì pom. Perché non conoscevano Super M Shop, no? Ovvio. Allora, mia moglie insieme al Conte Mascetti, no, fanno questa, adesso la fanno tipo il Gaviscon anche. Sai, il liquido, no, è una roba. Oh, mi dicono tutti che funziona, mia moglie non me li fa prendere, non so perché. Secondo me Marco invece te li fa prendere e non lo sa. No, ci sono una marea di confezioni in casa che spariscono poi, non so. Hai notato che la pasta ha sempre quel retrogusto amarognolo? E cioè, tutte le sere ti porta il sorbetto prima di dormire, il sorbetto a limone che non ti aspettavi. Però quello è naturale, non usate le robe chimiche, ragazzi, si sa mai poi che cazzo di controindicazioni. Io adesso voglio salutare un mio amico che è riuscito anni fa ad ottenere finalmente una scatola di Viagra. Sì. E ha un po' esagerato, voleva ottenere. Sì, perché sai che devi avere la ricetta medica. Lui è riuscito tramite un giro di amici ad avere una scatola di Viagra. Allora, in teoria servirebbe un medico che constata che questa cosa non ti faccia crepare. Corretto. Allora cosa ha fatto? Siccome si era appena fidanzato con una, voleva fare bella figura, aveva questa casa bellissima con questo mega divano. Quando aprivi la porta entravi in questo salone grande e aveva questo mega divano nel mezzo con una vasca idromassaggio. Praticamente lui voleva farsi trovare tutto nudo con questa bella erezione da maschio. In realtà ha un po' esagerato con la dose. Lei, quando è entrata in casa, a sorpresa l'ha trovato nudo, schiumato e anche eiaculato. E in pieno infarto. Esatto. Quindi fate attenzione, insomma, quelle robe lì non è che sono. Andate da un dottore. Esatto. Comunque, allora, visto che noi siamo appassionati di film, ho scoperto una roba pazzesca. Sai che ci sono i trailer che girano online, no? Certo. E ci sono due film in uscita. Uno è Willy Wonka da bambino, si chiama Wonka. Il prequel. L'altro invece, che è uscito da poco, questa serie, se siete appassionati di Guerre Stellari, di questa tizia di colore che ha tutta la faccia piena di Gaviscon, insomma. È una che evidentemente è passata sul set di Rocco Siffredi. È una camshot girl. E io non mi ricordo, si chiama Sosuka lei, no? Come si chiama? Ahsoka sì, detta facial. Esatto. Quindi ho trovato questi due trailer che non mi sembrano proprio quelli originali, però le voci sono vere, però non mi sembrano proprio quelli che girano su YouTube. Non lo so, commentate voi. Sentiamo. Prego, andiamo al cinema. Radio 105 presenta Coming Soon Radio. Da quando la Disney ha comprato i diritti di Guerre Stellari per giustificare la spesa, stanno facendo spin-off sempre più stronzi, quasi peggio della saga di Fantozzi. Sono l'ultima trovata della produzione. Una donna, ovviamente di colore, probabilmente lesbica, ma questo non lo specifico mai e ho tutta la faccia disegnata di bianco. Praticamente sembro uscita da una gara di eiaculatori precoci che mi hanno preso in pieno volto. Sì, ho la faccia sboccata. Sì, confermo, quello è il liquido seminale, cazzo che schifo. Viviamo nell'era dell'ipocrisia, ve ne accorgete solo adesso. Se sei uomo, bianco e ti piace la figa, sei una merda. È vero. Gli autori vi devono spiegare come possa essere credibile una con la faccia sbruffata. Non era meglio se continuavano ad usare i protagonisti della vecchia serie? Cogliona.
Non lo sai che viviamo nell'era del politicamente corretto? Se vuoi fare una serie, gli ingredienti sono donna, possibilmente di colore o comunque ispanica, che salva il mondo da un cattivo che deve essere bianco, giusto, etero e sulla sessantina. Sì. La nuova saga di Guerre Stellari è arrivata. Con una serie di stereotipi e ipocrisia che fanno di Fabio Alisei quasi un fascista. Di nuovo! La seconda volta oggi, raga! La tipa di colore. Con la faccia sbottata. Ho la faccia sbottata! Sta presa di coscienza. Sono 7 anni che vado in giro per il mondo, a spese dei miei, facendo finta di studiare. Sì, sono un pelandrone del cazzo! La gente mi chiama cioccolataio! Credo significhi che sono uno zanza, fancazzista e ciarlatano. Però la parola cioccolato mi ha dato un'idea. Willy, ti prego, basta idee. Ti ricordi quando hai inventato l'evidenziatore nero? Come cazzo fai ad evidenziare qualcosa con un pennarello nero? Brutto m***oide. Non mi ascoltare, io credo in te. Anche se ogni tanto mi chiedi di abbassare le mutandine. No. Willy era famoso in paese per avere il cazzo piccolo, così piccolo che per farsi le seghe aveva bisogno di pagare una mosca per prenderglielo in mano. Nessuno lo sopportava, perché si vestiva come Pagliuca e gli puzzavano i capelli di culo. Pagliuca? Di culo? Sì, faceva anche questo, metteva la testa nel culo dei topi. Ascoltatemi! Io realizzerò la più grande fabbrica di cioccolato del mondo e ve la metterò in culo a tutti! Questo pazzo stronzo ci credeva veramente. Passava tutto il suo tempo nelle stalle della fattoria di suo padre a raccogliere merda degli animali. Ore e ore, chiuso là dentro. Nessuno sapeva cosa faceva quel m***ide. Dai! Non sono m***ide! Sì, che lo sei. Lo pensiamo tutti in paese. In effetti lo pensavamo tutti. Era brutto, storpietto, non aveva amici. E questa sua ossessione per la merda degli animali lo rendeva anche puzzolente. Una volta è entrato nel bar del paese e aveva più mosche che gli ronzavano intorno di un cilindro fecale di uno. Willy, cosa fai con tutta quella cacca? E smettila di tirarmi giù le mutandine. Basta. Sto creando! Rimase chiuso nella sua fabbrica per mesi. Qualcuno sospettava che avesse anche degli aiutanti. Probabilmente vermi e mosche per via della puzza. E tu chi cazzo sei? Sembri Mazzoli nano con i capelli gonfi e la carnagione arancione. Io sono un Umpa Lumpa e nano ci sarà quel frocio di tuo padre. Sono solo più basso. A me sembri Mazzoli con la faccia arancione. Comunque, che cazzo vuoi? Voglio aiutarti con la tua invenzione. Di cosa si tratta? Ho inventato un cioccolato speciale. Forza, assaggia. Ma sa di merda. Questa è merda in tavoletta. Beh, e allora? Niente è perfetto. E così nacque la famosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Il puzzo di merda che fuori esce dalle ciminiere invade tutto il paese. E gli abitanti hanno fatto un esposto al piccolo storpietto. E sicuramente i NAS lo faranno chiudere. Oltretutto, pare che Wonka verrà anche denunciato per delle usanze che lo manderanno dritto in galera. Godo bastardo e m***oide. Non sono m***oide! Smettila di tirarmi le mutandine! Te le stavo solo sistemando, ingrato! Sì, certo, va che sono bambino, mica stronzo. E vissero tutti felici, tranne il merda che finì in carcere. Ciao, m***oide. Non sono m***oide! Se i trailer fossero così, sì. Andrei a vederli tutti i film. Disney Rai Netflix. Cari ascoltatori, volete venire in onda con noi e partecipare al gioco Vinci che hai vinto? È facilissimo. Manda un messaggio al numero WhatsApp 342 41 15 105 col tuo nome e numero di telefono. Solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta. A dopo. Noi siamo non so.
qualcuno gli spiega che la parte bella della canzone sono i Cure. Soft ma Cell, Soft Cell, no, Cure, dai. Sì, vabbè, uguale, dai, no, vabbè, quel periodo lì, sì, sono uguale, Soft Cell, Cure, stessa roba. Comunque qualcuno dica al regista del video che no. Vabbè, un green screen con cose dietro. Con cose, è lei che si muove così. Vabbè, ormai non spende più nessuno niente. A proposito di zombie, abbiamo parlato di serie televisive, eccetera. Questa senti questa qua, una pazza, vedi che a volte veramente la televisione ti può influenzare. Ossessionata dai polizieschi e crime show, uccide una sconosciuta per curiosità. Cioè, questa è mia moglie fra 20 anni. Con 100 coltelli. Sì, perché allora, la moglie di Paolo vive per chi l'ha visto, no? Cioè, lei guarda sta roba. Effettivamente, a un certo punto, secondo me, la mente malata di alcuni esseri umani, la moglie di Paolo, potrebbe veramente arrivare a un punto in cui. Non ci arriverà mai perché è una donna splendida. Ma vorrei chiedere, vorrei usare questo mezzo e fare un appello. Prego. Sicuramente sta ascoltando. Prego, amore. Prego. Io di notte ho gli incubi. Io di giorno quando arrivi in radio con l'alito di aglio. Però ognuno. È lunedì. Oggi Erasmo non può entrare in ufficio perché è un vampiro. Ma si sente così tanto. Madonna, Paolo. Comunque, lei è abituata ad addormentarsi col crime. Ah. Il che a me crea dei disturbi durante la notte. Sì. Io sogno costantemente e urlo. Mi alzo non riposatissimo. Quindi c'è un problema, amore. Perché tua moglie dorme col televisore acceso? No, si vuole addormentare col crime. Ma perché? Con gente che è morta strucidata. Perché è meglio di quello che vede nel letto, Marco. Ah, sì, sono d'accordo con te. Effettivamente. Vedi, allora, anch'io ho questa sindrome strana. Io, per esempio, quando so che devo prendere un volo, diciamo, internazionale, quindi attraversare l'oceano, io per qualche strano motivo, una malattia mentale, voglio vedere tutti i documentari sugli aerei che sono precipitati. Non so perché. Indagine ad alta quota, sì, sempre. Sempre, mi riguardo tutti, forse perché voglio sapere di più. E se sento quel rumorino che ha sentito il passeggero. Ti alzi e vai a ripararlo. Adesso in questa puntata che questo filo va messo a posto. Sì, io vado là e dico: scusi, comandante, ho sentito un cigolio strano dietro. Secondo me sono i carrelli che non si sono chiusi. Il volo 747. Porca puttana. Io ogni volta che mi alzo di notte per andare a pisciare, prima devo guardare l'uomo senza sonno, sennò mi addormento nella strada dal letto al bagno. Beh, senti questa: si addormenta al cinema e nessuno si accorge. Si sveglia di notte da sola nella sala. Dove cazzo è? Wow, quante guardie! Madonna mia! A me succede ogni volta. Io anche se vado a vedere un film d'azione, cioè se c'è un attimo di calma, sai che il film d'azione parte con megazione, poi calma, sì, megazione, calma. Cioè, devono, sai, è come qualsiasi trama, no? C'è il momento top e poi si calma un attimo. Io nel momento di calma mi addormento. No, questo è un problema grosso adesso che abbiamo tutti i film on demand. Cioè, abituati alle serie, io tipo volevo vedermi un po' Mission Impossible 5-6, che non l'avevo ancora visto, no? Sì. Che sono diversi dagli altri, preparati perché. Se no, infatti, no, me ne sono reso conto dopo, effettivamente, che la trama è identica sempre. Il problema qual è? Che lo inizi, dopo 45 minuti lo stoppi. Sì. Lo riprendi il giorno dopo, poi il pomeriggio, poi la sera. Un film ti dura un weekend. Ma il problema è che ti perdi tutto, perché il film. No, ormai la sensazione è della serie. Però è disegnato per avere un filo continuo. Un andamento emotivo che ti trascina dentro. Ma si sa che sei un coglione. Certo, perché giusto, tu, Paolo, devi tenere il bicchiere di assenzio sul comodino, come faccio io. Quando senti che la trama non è avvincente come vorresti, un po' di fata verde e torni subito sul pezzo. Ma tu ti ricordi, Fabio? Mamma mia, che ricordi. Quando aveva andava in giro le serate con la boccetta di Popper. Tu avevi una boccetta, vero, perché? Sì. Che poi a parte che hai aperto un capitolo di 20 anni fa, non so la tua mente dove sta andando. Sì, ma il problema è che dormivamo sempre noi tre in una stanza. Marco, mi drogavo. Sì, ma volevi drogare anche me. È abbastanza chiaro. Volevi drogare anche me, Fabio. No, è una cosa che si usava i rave. Io ormai era tardi, Marco. Ormai era fatta per me. Cioè, c'erano delle notti che mi svegliavo quando eravamo nella stessa stanza, col desiderio di scoparti. E forse quello non è il pop. Ancora adesso così. Anche adesso mi hai fatto vedere l'uccello prima. Non te l'ho fatto vedere. Ma io vedo il tuo pene un giorno sì, un giorno no. Guarda. Ecco. No. Guarda. Oggi perché gliel'hai detto, Paolo? No, sono nudo. Completamente nudo adesso. Non lo so perché la nudità innesca in lui questa libertà. A me, io sono naturista. No, tu sei. Tu sei fluido. Non lo so se sei naturista. Sei queer. Allora, quando elicotteri, posso stare alle tue spalle? Perché ti ho già bevuto un po', Isola dei famosi. Vieni qui, dai. Poi abbiamo dormito insieme sotto una capanna per settimane. Io volevo limonare e tu non hai mai voluto. Volevi limonare? Sì. Ma va, c'avevi il granchio preferito lì, come si chiamava? Con lui era solo una roba così platonica. Platonica, certo. C'era niente di. Cantavano in fondo al mare. Puoi rivestirti gentilmente. Come?
potresti rivestire. Perché sto bene così? Tu. Allora. Ma scusi, io perché devo sopportare quello che tu hai nello stomaco? E mi sta facendo veramente venire la nausea. Marco, il mio è aglio, il tuo è pesce. Insieme facciamo una bella caciuccata. Sì, io sto nudo perché c'è Marco da Palermo pronto a giocare con noi. Oh. Mettiamo la sigla, andiamo, vai. Inizia il gioco del gioco. Se non mi credete, guarda. No, ma ci crediamo. Allora, ci crediamo, Marco. Già hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci, che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci, che hai vinto, segui il tuo istinto. Eravate vestiti. Allora, buongiorno Marco da Palermo, come stai? Ciao ragazzi, benissimo. Oh, tu non sembrerebbe. Sì, non sembrerebbe, no. Marco. No. Sì, sì. Ma per caso ti sei addormentato un giorno? Proprio hai, su hai una matita in piedi. Hai dato una testata a un chiodo per caso? No, no, no. No. Vabbè, uno stipite un po' basso in casa. Hai delle cicatrici poco evidenti su sui denti, escono dal collo. Soltanto sulla gamba la cicatrice, perché adesso è entrato. Sono entrati da lì con l'endoscopio. Rapito dagli alieni? Può darsi, no. Può darsi. Senti, tu credi negli alieni, Marco? Un cioè, poco. Pensi... beh, ci credo con quello che t'hanno fatto. Un poco, vengono da poco lontano, dalla luna. Dopo ne parliamo, perché stamattina c'è stata una discussione accesa tra me e la Puccioni. Attenzione, attenzione. Accesa. Le ho girato. Accesa. Io gli ho semplicemente detto, dal momento che te lo sei detto a voce alta, ti suona strano ora che lo no, dici? No, Puccioni, io ti sentivo, tu gli dicevi, ok. No, scusa, la Puccioni mi ha chiamato mentre stavo cagando e gli ho detto, dimmi delle cose che mi facciano espellere in fretta. Ha iniziato D'Alema, poi la cosa, come si chiama? Sì. No, ma l'hai detto te. Io è tornato da quando no, Elish Lane, ma Elish Lane è lì proprio boom. Va bene, ma concentriamoci sul sì. Lobo. Marco, cosa fai a parte la lobotomia? Cosa fai nella vita? Sono un autista privato. Senti, sicuro che sei autista? Sì. Sei anche un po' indeciso sulla tua forma. Senti, com'è Alfa Centauri in questa stagione? Tu che sei passato lì con la tua astronave. Cos'è? Non ho sentito bene. Niente, no, giochiamo, sì, lo squiz, andiamo. A B o C e basta. Vorrei fare una riflessione, perché Barbara, la zia al centralino, che salutiamo, ha veramente un numero infinito di persone che può scegliere, perché si prenotano in migliaia. Cioè, allora, o sono tutti peggio di Marco da Palermo. No, è perché, allora, tu sai come funziona. La gente va a andare sul sito, vedere, c'è una parola chiave, il primo che lei contatta e dice la parola chiave che c'è sul sito in quel momento. Quale sito? Viene contattato www.fumagazzi.it. Ah, sì? Sì, funziona così la catena. Ah, quindi lui probabilmente ha letto per primo quella frase. No, è impossibile che lui abbia letto la frase o che perlomeno l'abbia capita. Marco, concentrati perché ti manca poco, cioè proprio si capisce. Sì. Attenzione, andiamo, vai. Attenzione alla prima domanda. Nel celebre libro per ragazzi Cuore, sì, di cosa si parla? Il famoso libro che A, degli studenti dei primi del Novecento per gioco divengono divoratori di interiora umani. No, non era questo. Non suggerite, per piacere. B, è la triste storia d'amore fra un maestro gay e un alunno ripetente venuto dallo spazio. Bella come sinossi. Sì, è la stupefacente avventura di un coniglio che fa la tana negli anni dei bambini delle elementari. Detto il coniglio cuore. Una delle tre è giuste? Sì. Va bene. Marco? Allora, andate tutti su www.fumagazzi.it e potete vedere degli splendidi orologi come quei bravi ragazzi, i Velox e quant'altro. La risposta è la A. Bravissimo! La A, molto bravo! Mi hai convinto! Molto bravo! Quale di questi non è un film di Bud Spencer e Terence Hill, l'amatissima coppia di ragazze che... No, no. A, altrimenti ci inculiamo. No. B, anche gli angeli fanno la Shabbat. C, due super pedo quasi etero. La risposta giusta è la lettera B.
Andate tutti sul sito di Enoteca Zoo a vedere i vari Lambrusco e quant'altro. Cosi, andava bene anche cosi. C'è questo prodotto quant'altro che è presente un po' in tutti i siti. Quale di queste bestiole fantastiche? La protagonista è il nuovo film della Pixar. A. Cencio, il criceto balbuziente. Dai, ma che storia lunga. B. Dodo, il canarino confuso. Effettivamente con nome. C. Gargano, il leopardo offeso ad una gamba. Non è proprio elegantissimo La risposta giusta è la lettera B. Utilizzate tutti i liquidi da inalazione della Noise Vape di Palo Noise e della PAP. Ma minchia, preparatissimo. Bravo. Scusa, mancava e quant'altro. Per la prossima risposta il quant'altro. Mettine due la prossima risposta. Due quant'altri. Quale di queste attrazioni è la più spettacolare del Canada? Quindi si parla di geografia. Sì. Ah, il biglietto di ritorno. È bello il Canada. B, la vera statua di un mimo che chiede l'elemosina facendo la statua. Quindi tu là, gli butti la moneta ma non si muove. Non succede niente. C, il delfino Pippo. Chi è? Che cazzo è il delfino Pippo? La risposta giusta è la lettera C. E andate tutti a vedere il sito del supermm.it dello Zodi 105. E quant'altro. Andate tutti in Canada a vedere il delfino Pippo, ragazzi. Ma chi è questo delfino Pippo? Famoso. Se non sei un cazzo del Canada, ammetto questa lacuna. Questo giro devo ammettere. Cioè, non conosci il delfino Pippo canadese? È il simbolo del Canada. Giuro, pensavo fosse la foglia d'acero. Com'è che si chiama lì Tourette? Come si chiama lo scemo? Truffaut. Grande, qualcosa. Ma che grande, un deficiente di merda. Un assassino, merda, hai rovinato il Canada. Salutiamo Marco e quant'altro. Ciao Marco, ti mandiamo il motoscafo di Radio 105. E quant'altro di 105. Anche questi ragazzi sono dei bellissimi orologi. Purtroppo in questo momento è occupato. È un casino. E quant'altro dello Zoo? Velox al polso. Bravo. Al polso, non al collo, però. Manca il sangue. Un abbraccio, ciao Marco. Ciao ragazzi. Allora, quando tu ascoltatore ti arrabbi perché noi non algomirchiamo gli ascoltatori maschi, è che proprio non sento la necessità. È perché certi soggetti quando fanno sesso col sacchetto di plastica in testa lo tengono troppo. L'assenza di ossigeno crea dei danni. Quando fanno quella pratica dove c'è lo strozzamento, bloccano l'ossigeno. Lascia le braccia dopo un po'. Allora, un po' di notizie cazzute. Allora, a parte che c'è Elon Musk di nuovo nei cazzi, adesso gli vogliono fare causa qua in Florida perché le sue macchine con autopilota in realtà non è un autopilota, cioè è un assistente. È una persona piccola. No, è un assistente di guida, ma purtroppo c'è molta gente che prende proprio alla lettera la parola autopilota, lascia guidare la macchina in autostrada e purtroppo succedono gli incidenti che abbiamo visto. Perché tutto il problema sta nel nome, cioè se tu lo chiamavi uno che ti aiuta un po', la gente stava attenta. Esatto. Quella roba lì quasi funzionante, allora ci stava. Oltretutto, io guarda, veramente non so per quale motivo, io non la sopporto la Tesla. Guarda, sono proprietario, lo sei sai. Proprietario. Sono proprietario dell'azienda, ho comprato dei titoli, quindi sono investitore anch'io. Ma è proprio è un iPad con le ruote, una roba proprio mi fa cagare. L'altra notizia, invece, è che Gerry Scotti è il personaggio più memato dell'anno. In assoluto. Cioè, è l'uomo più memato dell'anno. Hanno fatto qualsiasi cosa con Gerry Scotti. Tra l'altro, Jerry è una persona che non puoi odiare, è inodiabile, cioè è una persona che alla fine tutti amano, perché Jerry rappresenta quel signore, è il macellaio del paese. E quanto gli piace la fica. Scusa. Ma anche la pancetta coppata gli piace tanto. Sì. Cioè, è una persona che non puoi odiare. Ma tra l'altro lui da anni
sta cercando di restituire il suo vitalizio da parlamentare. Di non prendere più. E no, sì. non riesce a non farselo dare. A disdire la quella è stata un po' una cagata che ha fatto. Poverino, ma lui ci prova tutti gli anni a fare in modo che non però, venga più. No, doveva evitare proprio di iscriversi, cioè doveva evitare di fare parlamentare. esatto, che cazzo gli serve? È stato un errore di gioventù, l'ha fatto anche Bertini. Dicono che lui abbia veramente il braccio corto. Infatti cerca di disdirlo, ma non arriva con la penna al foglio. Lui è veramente proprio braccio cortissimo ed è pieno. Dicono che per essere ricchi devi essere così. Ah sì, vabbè, ma poi cosa vuol dire essere ricchi? Cosa vuol dire? Essere Jerry Scotti. No, capito. Allora, essere ricchi significa possedere il proprio tempo. Ecco, bravo. Il tempo è la moneta più di valore. Però secondo lui me lavora sempre, lavora continuamente, fa 350 programmi. Quello! Quando cerchiamo di clonare la sua voce, che andiamo a fare un po' di ricerca, ho visto un'intervista che ha fatto a Verissimo, se non sbaglio, dove piange anche, è commovente, e dice che lui ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e si è perso la parte migliore del rapporto con suo figlio. È una roba che trovate online su YouTube, da tutte le parti. E ti fa pensare, cioè un uomo veramente potente come lui, che ha fatto una carriera pazzesca, poi però deve rinunciare ad altro. Ieri guardando il documentario lì di Hilary Blasi, ti rendi conto che anche le coppie che sembrano perfette, dove hanno tutto, casa bella, figli belli, tutte e due in carriera, tutte e due famosi, eccetera, alla fine sono tristi anche loro. Quindi Paolo, è meglio essere dei pezzenti come lo siamo noi, pieni di debiti, però vedi, ci godiamo la vita. No, neanche quello. No, io il mio tempo me lo godo. Ah sì, qua, dove? Quando? Perché? Tu passi quando la tua vita. Quando tu vai a trovare Chicco Forti, quelle due ore lui sta da Dio. Non è vero, non è vero. Lui non sta dicendo che non è vero, però. Ma no, nel senso che è una merda. Quella è una cosa che voleva fare lui e io volevo fare un'altra cosa. Abbiamo fatto due cose diverse. Ah, certo. Perché devo fare quello che dici tu? Ma io non ho detto quello che devi fare, che dico io. Sei qui. Allora, se non vengo con te sono una merda. Ma scusa, ma no, ma sei una merda a prescindere. Non senti con me o meno. Cerchiamo di essere precisi. Sei qui, mi farebbe piacere conoscerti, insomma. Ha conosciuto solo una persona ma dello se zoo. Se tu il giovedì mi dici, allora, questo weekend fai questo. Dico, no, guarda, devo stare con mia moglie, voglio passare del tempo. Perché tua moglie perché sta preparando questo missile per conquistare un pianeta abitabile. No, se ci rifletti, questa settimana sono stato molto in ufficio per questa cosa di intelligenza artificiale. Sì, non che poi non è neanche intelligenza artificiale. Però non siamo stati molto insieme, ho l'esigenza di stare con lei. Ma basta, non è che ti devi giustificare. Se ti senti in colpa, problemi tuoi. Io non mi sento in colpa, mi sento accusato. Adesso ti ho accusato. Prima? No, prima sono una sì. merda che non mi vedi mai. Certo, ma questo è vero. Mica arriva, io lo vedo praticamente fino a venerdì, poi ciao bello, arrivederci, grazie. Però se c'è Enrico Papi che gli può offrire un lavoro, allora va a cena con lui. Allora ha il tempo. Però scusa Marco, Papi è simpatico. Sì, infatti io no, io sono una merda. Ma scusa. Sì. Ma perché tu hai sentito Enrico Papi? Vuoi litigare? Questi giorni? Sì, l'ho sentito. Io no. No, è perché non ce n'era bisogno, avevi già fatto quello che ti serviva, la cena. Ah sì, così funziona. Sì, certo. Okay. Hai capito? Sei furbino tu. Io sono furbino. Fabio, per favore. Ragazzi, io ma abbiamo già fatto abbastanza. L'ultima Fabio. Cosa che voglio fare è mettervi uno contro l'altro. Ma vai a cagare. Ma vai a stai cagare. Godendo bastardo. Lui quando io e Paolo discutiamo, si mette proprio, lo vedo che apparecchia tutto, si mette in poltrona. No, lui sceglie a chi dare la pugnalata finale. A chi la dai stavolta la pugnalata finale? No, io non do mai quella finale, do sempre quella iniziale. Poi ci pensate voi a scannarmi. E io mi godo lo spettacolo. Senti che bella base, mettigli la base a Paolo, vai. Aspetta, vai, ma cosa c'entra l'effetto del nasino di la strega? Perché sei un bambino birichino. Sei un bambino birichino. Questo sei tu. Questo sei tu. Non è bellina, ce n'avevi un'altra più bellina su di me. C'è una base buffa. Scusa, per lo stronzo qua, per favore. Lo stronzo. Questa è più bella. Chihuahua. Poi sono io, quello che istiga. Allora aspetta. Paolo non va da Chicco perché ha paura che se entra in carcere non lo fanno più uscire. Vedi? C'ho una certa. Poi essere ricchi vuol dire avere una moto d'acqua, casa di proprietà Miami, ce n'è fuori. No ragazzi, quelli sono debiti. Quella non è essere ricchi. Quelli sono debiti brutti anche. Brutti, brutti debiti. No, l'ho finita di pagare. Sì? E infatti non la uso più. Non c'è più la stessa libidine. Non c'è quella vibrazione lì di dire cazzo, però devo ammortizzare. Dovevamo chiamare Fedez, ci dicono, cazzo. Dai, dopo lo chiamiamo. È un periodo. Domani.
no, voleva che lo richiamassimo. Ma sta facendo una seduta spiritica quest'ora. No. L'ho letto su Instagram. Sì, alle 3, cosa sono? Le 3:20 lui c'ha sempre la seduta spiritica. Ma di chi? Di cosa? Chi è che chiama? Perché vuol fare. Ma no, ma gli dai anche retta. Vuol fare questo featuring con Cutugno. Non ha fatto in tempo quando era il momento. Wow. Perché così a Sanremo spacca quest'anno, che l'anno scorso non è andato benissimo. Beh, ma con l'intelligenza artificiale, che poi non è intelligenza artificiale, semplicemente sono dei programmi che clonano voci. È un campionatore. Anche la gente, ah, adesso con l'intelligenza artificiale non lavorate più. Ma che cazzo dici? Mica lavori il triplo. Mica lavori il triplo, perché devi campionare tutte le voci, separarle dalla musica. È un lavoro infinito, è un inferno. Cioè, una cosa che Fra Sprostowski fa in 4 secondi. Esatto. Tu le ci metti un pomeriggio. Un pomeriggio di clonarla, poi devi cercare l'intonazione giusta, un lavoro infinito. E Fra Sprostowski che fa un serve ai tavoli. Comunque c'è una vittima dello zoo che ancora non sappiamo dove abita. Ritornano le avventure di Dove abita Ennio. Dove abita Ennio? Ciao a tutti, in questo episodio Wender e Johnny si spacceranno per il comune di Reggio Emilia, proponendo ad Ennio di installare un albero di Natale alto 300 metri nel suo campo. Grande Renato. Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno. Sono il sindaco di Reggio Emilia, come sta? Sindaco! Sì, sono Armando Petruzzelli. Armando Petruzzelli con due Z. Petruzzelli. Allora senta, signor Ennio, io la contatto innanzitutto per fare complimenti per l'attività che lei porta avanti da anni, e noi ne siamo veramente fieri, perché lei è uno di quei contadini che non ci sono più, ecco. Senta, allora, l'ho chiamata perché c'è una grande iniziativa del comune di Reggio Emilia. Abbiamo scelto, visto il suo punto dove lei ha la cascina con il punto. È un punto, diciamo, dove si può vedere da molte zone della zona, e volevamo montare sul suo terreno questo pino bellissimo invernale con tutte le luci di Natale, alto minimo 300 metri. Così lo vediamo da Milano. Nel mio capo? Sì, vogliamo metterlo nel suo campo. Prendere la luce, porco! No, signore, non si preoccupi, la corrente la colleghiamo noi direttamente dal comune fino a casa sua con una presa di corrente lunga 15 km. Perché lo devi fare nel mio capo? Perché il suo lo mettiamo qualche giorno dall'8 dicembre al 7 gennaio. Perché? Dall'8 dicembre al 6 gennaio. Però il comune per questa cortesia che lei ci farà, noi paghiamo l'affitto di quel punto dell'albero. L'albero sarà come perimetro, diciamo, 600 metri e va su 300 metri, sì. Puttana la... Signor Ennio, per favore. È alto 300 metri, si vedrà. Tutte le luci. Le passo l'ingegnere, con lui potrà parlare appunto della larghezza, dell'altezza e soprattutto poi anche del... Ha capito? Le passo l'ingegnere. Signor Ennio, pronto? Le passo l'ingegnere, un attimo, rimanga in assenza. Chi sarà mai l'ingegnere? Pronto? Pronto? Salve, sono l'ingegnere. Sono l'ingegnere Rocket. Mi scusi, signor Ennio, sono l'ingegnere Rockenbach. Io le devo spiegare le specifiche per questo albero alto 300 metri sul suo campo.
No, signor Ennio, è molto alto, ma avrà un diametro piccolo, saranno circa 10-15 centimetri. Sì. Un palo. Sì, è una cosa nuova high tech. Con le luci. Alta tecnologia. No, è high tech. Ripeta com'è. High tech. Tech. Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spara merda? Prossimamente nello Zoo di 105. È la storia infinita, non tra... È bello che lui come parli lui, lo dice lui come parli. Molti scrivono che quando aggiungono la barba incolta a Jerry Scotti però sembra un porco viscido, dico. No. Jerry Scotti è un angelo, non si può offendere Jerry Scotti. Sembra Jerry con la barba un po' lunga. Certo, poi qualcun altro dice: Mazzoli non capisci un cazzo. Paolo ha paura che lo scambino per uno spacciatore messicano e che lo tengano in carcere, per questo che non viene. No, da quando ho questa barba qua la gente mi guarda in maniera strana. Beh, ci credo. Guarda, un messicano vecchio. Sai che non si vedono in giro qua, no? Non esiste. Quando arrivano a una certa età ritornano in Messico. Li mangiano, ci fanno i tacos. No, perché arrivano a un certo punto che hanno abbastanza soldi per vivere nel loro paese decentemente. Ma non credo, sai. Quelli che lavorano qua una vita. Ma non credo, Paolo, non credo. Cioè, oh, una volta che sono qua, stanno qua. Tutte le persone che vivono all'estero un po' vogliono tornare a casa. Ma tua madre. Comunque, parlando di squilibrati mentali, dei turisti tedeschi hanno bevuto 1254 birre in 2 ore e mezzo. Erano 55 tedeschi in vacanza a Mallorca, in Spagna. Cazzo. Cioè, le hanno contate. Oh, 1250 birre in 55. Quante sono a testa? Aspetta. Non lo so, ma ci riempi un fiume di piscia. Allora, 1254 diviso 55 sono. Mica, 22 birre a testa. Beh, dai, tantissime, 22 birre a testa. Figa! Per loro. Scusa, noi quando andiamo a giocare il giovedì, comunque sono 75 medie. E quanti siete voi? Scusa. Siamo una decina. Minchia, 7 birre a testa? 7 e mezzo, sì. No, 7 birre. Minchia, ma sei fuori? Allora, scusa, quando arrivi ti cai la prima che c'hai sete, che hai giocato. La seconda, tempo che ordini da mangiare, hai deciso cosa prendere, QR code, cosa. Ah, tu cosa prendi? Quella roba lì. La terza e la quarta, mentre mangi, poi esci fuori cannetta, rientri birretta, esci fuori cannetta, rientri birretta, pistacchiello. Pistacchiello? Cos'è? Pistacchiello chiude, pistacchiello è il the end della serata. Ma che sciacqua e dolcifica. Cos'è? Pistacchiello è un liquore tipo limoncello, meloncello a base di pistacchio. È l'elisir di lunga vita. Sei malato. Andate sempre allo stesso posto, immagino. Sì, ovvio, solo per il pistacchiello. Solo per il pistacchiello, okay. Cioè. Vabbè, ragazzi, questo è Alisei. È il nettare degli dei, ragazzi. Sì, sì. Guarda, ma sai quante volte guardavo Pollon e vedevo suo padre Zeus col pistacchiello in mano? Allora, ascolta, tu. Hai mai visto la coda di un funerale e tutta la gente faceva bevo tanto pistacchiello? Mai. Vuol dire che il pistacchiello allunga la vita. Allunga la vita. Fanno anche le trasfusioni di pistacchiello. Esatto. Okay. Anzi, se ci sono dei produttori di pistacchiello che ce ne vogliono mandare un po' in radio, ecco. Ale, tanto arrivano tutti a Milano e se li incula tutti i Pippo Palmieri. Bravo. E li usa per fare i pavimenti in casa. Sto merda. Comunque, c'è una cura anche per te, Pippo. Grazie. C'è una cura anche per la tua marchettaggine e la trovi ovviamente in una sola casa farmaceutica. Una vera, una seria, si chiama Franco Pharma. Pubblicità. Accusi sintomi di depressassazione forte? Depressione. Mi sentivo triste, ero apatica, passavo le giornate a guardarmi intorno e non capivo. Ero convinta di essere ad Ibiza, ma non era così. Ogni giorno nel mondo centinaia e centinaia di persone muoiono perché questa non è Ibiza. Ero convinto e sicuro, continuavo a ballare, ma poi mi guardai attorno e capii che questa non è Ibiza. Manca anche il mare. Quando riscontri sintomi gravi e a tratti traumatici, non aspettare la morte. No, infatti. Corri subito in farmacia.
La Francofarm, prestigiosa azienda leader nella terapia di gruppo con sesso a basso costo, ideata direttamente dal nostro patron Franco Franco, ha brevettato un medicinale in grado di trasformare qualsiasi posto in Ibiza. Ibiza ovunque kit generico. Ibiza ovunque kit generico si presenta sotto forma di simil scatolina in simil cartone, nella quale, ben separati da simil scomparti, si trovano delle simil pastiglie Pascià simil anni 90, una simil bustina di simil plastica contenente della simil polvere simil bianca da assumere con la simil cannuccia in simil metallo. Vi basterà alternare una simil pastiglia a un simil pippotto e, men che non si dica, vi sembrerà di essere proprio a Ibiza con grande festa! Ibiza ovunque kit generico è un prodotto è illegale. Franco Farm. È droga. Attenzione. L'uso anche solo una volta di Ibiza ovunque kit generico può causare effetti gravissimi, come strafatto a merda subito. Braccia a bretelle che si ancorano ai pantaloni. Chewing gum parlanti che emettono urla strazianti ogni volta che li masticate. Per sempre. L'FBI che irrompe nella stanza nella quale vi trovate ogni volta che state per leccare una bella fica. Sedili del cinema che vi egettano con tanto di paracadute ogni volta che sta per iniziare il film. Che sfiga. Una formica gigante con una gigantesca lente di ingrandimento che vi segue e tenta di arrostirvi al sole per sempre. Sarebbe giusto. Lingua moschicida appiccicosissima. Mini fulmini ad altissimo voltaggio in ogni pacchetto al posto delle Fonzis. Che cazzo. Cambio di nome istantaneo di tutti i tuoi documenti in Rino pezzo di merda con tanto di foto e precedenti penali. Bestemmie creative come intercalare e voi non siete veneti. Tagli profondissimi e fastidiosissimi ogni volta che toccate o guardate un qualsiasi foglio di carta, scontrini compresi. Sempre inadeguato e fuori luogo in qualsiasi conversazione anche con voi stessi. Un mini mimo che vi segue ovunque mimando tutto ciò che fate durante la giornata. Che palle. Sempre ubriaco ai posti di blocco e sempre sobrio alle feste, per sempre. Che palle. Mani a zampogna che emettono delle piacevoli melodie natalizie ogni volta che muovete le dita. Un sosia inverosimile di Valentino Rossi che vive da voi e ogni volta che vi parla fa il verso della moto. Denti trasparenti ripieni d'acqua con mini pesciolini rossi e fauna di plastica stile acquario dell'asilo. Cazzo. Voce con eco incorporato che non si capisce da dove arriva, per sempre. Rapito da alieni di passaggio ogni venerdì dopo il lavoro e liberato il lunedì in tempo per andare in ufficio. Che palle. Cambio istantaneo della vostra auto in Ferrari, ma di plastica e con i pedali. Morte per perdita di autostima. Hai capito? Rimastone discotecaro del cazzo? Da oggi potrai smettere di soffrire, perché questa non è Ibiza grazie a Ibiza ovunque kit generico. Ibiza ovunque kit generico è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo una gigantesca lucertola parlante che vi fissa e che vedete solo voi. Ma perché? Questa non è Ibiza! Bravo Letizia! Questa non è Letizia, invece è lei. Questa non è Letizia. Comunque gli alieni sono fra noi, ragazzi, sono fra noi, ormai è confermato. Dalla sta notizia, perché voglio vedere la reaction di Fabio. Dopo, la bruciamo qua prima della pubblicità. Andiamo, va. Così Fabio ha tempo per preparare la cazzata. Sì, adesso un attimo guardo, trovo la verità e poi ve la dico. Va bene, grazie. Vai a leggere il manifesto. A lungo andare abbiamo capito che bastava veramente un tizzone per tenerlo acceso. E tutta la fatica che abbiamo fatto, però eravamo ignoranti, cioè siamo ignoranti. Sì. Siamo rimasti ignoranti. Imparato una cosa nuova. Ecco, una roba interessante. Forse non ci sta la cosa degli alieni. Invece, più interessante è questa cosa qua, visto che parliamo spesso di inquinamento, del fatto che la plastica è il male del mondo. In realtà c'è un altro male. C'è questo articolo molto interessante. Dopo magari giro sulla pagina dello zoo.
Pensate, 92 milioni di tonnellate di scarti di tessuto vengono praticamente rilasciati sulla terraferma. Il Bangladesh, per esempio, che è uno dei maggiori produttori di abbigliamento prêt-à-porter per le multinazionali, ha un fiume intero, un fiume pieno di scarti di tessuto. Cioè, una roba pazzesca. Quindi stavamo parlando io e Paolo del fatto che adesso molte aziende si stanno avvicinando al riciclo, no? Ma anche le mode stesse. Stavo guardando il video di un ragazzo giovane, un rapper italiano, che raccontava come stia tornando di moda il paninarismo. Vi ricordate, no? I paninari? Certo. Stanno tornando di moda i Moncler, la Felpa Best Company, però non nuove, usate. Sì. Cioè vanno a cercare i pezzi originali, magari pagandoli anche molto di più. Ma effettivamente noi spesso compriamo adesso questa roba del Black Friday, che è un'inculata pazzesca. Cioè, allora, la magliettina da 2 euro, no, quanto pensi che possa durare? Ma parte la magliettina, se voi fate un po' di ricerca, il prodotto che tu pensi di comprare col 20-30% in meno, in realtà se vai a cercare poi è il suo prezzo originale. Cioè loro aumentano il prezzo così tu lo vedi scontato. Sì, ma riempirsi gli armadi di roba che costa 100 lire e poi magari usarla dice, due volte. Dice il signore che si compra le maglie da H&M comunque. Appunto, quanto le uso però? Sempre? Eh beh, ti vesti solo con quello. Allora, scusa. Non le butti? Non le butti mai? Non le butti? Io dopo un po' le regalo alle persone bisognose. No, puoi regalarne un po' a me che mi servono gli stracci per la macchina? No, non sto scherzando. Cioè, Le uso per regalare alle persone che hanno bisogno di abbigliamento. Sono bisognoso, ho bisogno di stracci. Non si trovano gli stracci, è una roba pazzesca. Non so, vai dalle persone a cui le regalo quando le usano. Gliele rubo, certo. Hanno finito di usarle i barboni. Ma anche i mobili di casa, tipo ci sono dei mercatini tipo quello di Miami dove sono stato, ma ho visto che ce ne sono tanti anche in Italia, dove ci sono magari dei mobili che una persona non usa più, che tu li puoi mettere anche a posto, fai del decoupage, li vernici, li riusi, cioè buttare via la roba. Ci sono tante iniziative per riciclare ciò che c'è già, perché il problema è che noi in generale, gli esseri umani, alla fine ricicliamo il 7% di quello che però produciamo. Però ragazzi, quando parliamo di questo argomento qua, parliamo non solo della responsabilità delle persone che dicono mi sono rotti i coglioni di questi jeans, li butto, parliamo soprattutto dell'industria tessile che butta via tutto ciò che non è più in linea con il mercato. Ma anche il cibo e fanno la stessa cosa, cioè una sovrapproduzione. Poi magari nei supermercati non vengono consumati determinati prodotti che chiamano fresco e quella roba lì viene buttata. Poi ci sono prima diventa formaggio fondente, poi viene buttata wurstel e poi diventa per fortuna molto spesso vengono poi consegnate alle mense dei poveri o quant'altro. Ma non tutti purtroppo. No, è impossibile. E comunque in Cile c'è nel deserto di Atacama una montagna di questi vestiti che sono il risultato della fast fashion, quella di cui dicevi prima. Sì, che è la moda, esatto. No, la moda usa e getta, ormai anche i vestiti è usa e getta. Il problema 39.000 tonnellate di vestiti. No, Fabio, guarda, ecco, uno dei motivi per i quali io sono felice di vivere qua a Miami è che io non compro vestiti da una vita. Perché no, è vero, che cazzo mi compro? C'ho 70.000 magliette, uso sempre quelle. Qua alla fine fa sempre caldo, non ho bisogno di maglioni. Ma lo dici, anche se fa freddo. Quando vengo in Italia, c'ho i maglioni di 10 anni fa e uso quelli, i giubbotti, quelle robe lì, cioè non ho bisogno di comprarli nuovi. Il consumista è Palmieri, lo sappiamo. Sempre quelle maglie da basket, allora cambia il giocatore, maglia nuova con nuovo nome. Sei tu l'inquinatore del programma. Tutte quelle palle che usi le cucciano i bambini, merda. Ma non è vero, tutto firmato. Però senza fare nomi, ci sono tante aziende di scarpe, di abbigliamento, che adesso stanno aprendo all'interno dei negozi dei laboratori per riciclare, per rimettere a nuovo le cose che tu hai, a cui magari tieni, tipo Fabio che compra un paio di scarpe ogni 10 anni. Sì? Quel paio di scarpe lì potrebbe durarti un altro deca, se tu vai in questi posti te le risuolano, te le rimettono si chiamano nuovo. Calzolai comunque, ci sono ancora a Milano. Prima Marco, perché le scarpe che ho comprato io, le mie Adidas, sono fatte con la plastica ripescata dal Pacifico. Davvero? Quindi ho fatto il contrario, Anche quelle di Paolo. L'azienda che io amo tanto, per esempio, adesso ho acquistato un'azienda fatta da due ragazzi molto giovani che usano la pelle, in realtà non è pelle, è pelle, è plastica. Come si chiama? È vinile? Sono tipo vinile e anche quello utilizzano la plastica recuperata dagli oceani. Infatti non è uno spottone, però io sono molto d'accordo sulle applicazioni tipo Vinted, perché Vinted dà la possibilità di avere una seconda vita. Questa è la marchetta tua perché speri di vendere le tue merde. No, ho capito. Però do una seconda vita dell'abbigliamento che è vero, ad esempio. Io ho messo mia moglie e sono generati un po' di messaggi. Guarda, ancora una bella signora. Quello è OnlyFans.
L'hai scritto che è scaduta la, la garanzia comunque. No, cioè, no, mia moglie ha ancora in garanzia, c'è ancora tutto che... funzionante. Ma no, funziona dai. Ancora tutto bene. Tutti quei chilometri lì, Fabio, dai. Beh, oh, aspetta, cioè, allora, io come utilizzatore tendo a essere un po' invadente come consumatore. Però è tenuta bene ancora, tutte le sue guarnizioni a posto. No, no, dicono anche interni in pelle. Se le usi bene, anche se le usi tanto, vanno bene le cose. Sì. Vanno usate sempre. Come gli le donne sono come gli aerei, no? Ecco. Cioè, anche gli uomini. Ma questo è pesante. Io... No, l'aereo deve sempre volare. Ah. Cioè, al contrario anche di quello che uno pensa. Deve sempre volare. L'aereo deve sempre volare. Deve... Cioè, il corpo umano va sempre utilizzato, va tenuto in forma. Questo volevo dire. Ah, okay, sì. Uomo e donna che sia, sì. Come l'aereo, il motore dell'aereo deve continuare a volare. Se gli aerei stanno a terra, invece si guastano, capito? Diventa un problema. Quindi, quando tu dici, minchia, sto aereo qua c'ha 30 anni, meglio, vuol dire che l'hanno sistemato. 50 sarebbe ancora meglio. 200. Questo biplano è sicurissimo. Pallone rosso, decolli orsù. Dai, ragazzi, facciamo un po' di cultura. Ci colleghiamo con la Sculacchia Academy. Ehi, vomito di Bradipo! Non hai un centesimo per fare i regali di Natale e ti toccherà confezionare collanine con le penne della Barilla per i tuoi figli? No! Noi no. Possiamo cambiare la tua vita! Vieni da Sculacchia Academy! No! Vuoi sapere qual è l'ultima proposta di Sculacchia Academy? Sì. Vieni in sede a scoprire il corso per non essere in imbarazzo in ascensore. Wow. La professoressa Maremma Bucaiola, che non fa mai le scale, ti seguirà passo dopo passo. Anzi, piano dopo piano. Buongiorno ragazzi e benvenuti al mio corso. Buongiorno professoressa, buongiorno. Allora, che cos'è questo? Sì, lo so, è Zegerde che nanna l'armadio dell'IKEA. No, assolutamente no. Pritinni cacanche carranche can. Lo scaffale? Nemmeno. Cloclonat catar. No, lontano. Il prof è un portabottiglie, mi sente? No. Lo so io. È San Gennaro. No, Maremma Maiala, no. Questo è una... Un'ascella. No. Lasciamola. No. Questo è un ascenso. Non sarà mica... No, No! L'ascensore! Bene, molto bene. Allora siete nel posto giusto. Questo è il corso per non provare imbarazzo quando siete in ascensore. Oltre alle lezioni della prof Bucaiola, avrai la fortuna di partecipare alla masterclass del dottor Strudel Pretzel, che ha sviluppato tecniche infallibili per creare la giusta atmosfera in ascensore. Allora, Marco, hai capito mio tecnico infallibile di Beach Boys, di professore Strutzel Pretzel, per non venire in imbarazzo in ascensore e creare di giusto atmosfero? Già? Sì, prof, l'ho capita. Scusi, mi viene un po' da ridere, però sono pronto. Funtepa! Benissimo, allora, aspettiamo che ascensore apre il suo porto e poi saliamo. Non ho capito, prof, scusi. Entri. Ah, entriamo, ok. Buongiorno. Buongiorno. Ah, che piano andate? Noi andiamo all'ultimo piano. Zitti, ultimo piano, sei pronto? Pronto, sì, sono pronto. Sono prontissimo qua. Okay. E allora? Ein, zwei, drei. Pulizzai. Nein. Ein, zwei, drei, vier. Pa 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 puren. Pa 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 puren. Il vostro piano? Sì, so, io scendo qua. Anch'io. Scendo qua io. Buona giornata. Oh, fidati. Se ancora non sei convinto dell'efficacia del nostro corso, senti la testimonianza del nostro felicissimo allievo Francesco. Ciao, sono Giampiero. Il corso della professoressa Bucaiola mi ha davvero cambiato la vita. Sapete, io soffro di aerofagia e per me entrare in ascensore è sempre stata un'ansia. Sapete, in uno spazio così ristretto è difficile dissimulare le scorregge. Ma la professoressa Bucaiola mi ha fornito questa piccola armonica da culo che rende un momento di possibile disagio una simpatica parentesi di allegria con gli sconosciuti. Guardate! Buongiorno. Buongiorno. Una domanda, l'informazione. Vi piace la musica? Sì, certo, voglia. Molto. Tiri il dito. So fare anche la barilla, volete sentire? Sì, io sì, sono curioso. Trinità? Allora tirate tutte e quattro le dita, che questa è difficile. Bravo, però. Maremma male, però, Un po' così, un po'.
comincia un po' a pesare l'aria, però è bravo. Ecco, mangiato le uova sotto. Dai, pezzente, esci sti 4K per il corso per non essere in imbarazzo in ascensore. Muoviti! Sculacchi Academy, impara tutte cose. A me la scorreggia piace sempre, mi fa troppo ridere la scorreggia. È proprio bella, bella, bella. Diciamo castagne, fuoco e scorreggia. Ci sono due cose che mi fanno molto ridere. La scorreggia è quando uno in uno studio radiofonico si spoglia completamente nudo. Attento a quello che fai. E fa l'elicottero. A me fa molto ridere e parte la goccia. Vieni qua. No, perché hai anche fatto la cacca, quindi è una goccia a batteri. Senti la mafaldona. Tra il tuo alito oggi, mica sembra essere una cucina di borghese oggi. Sì, oggi stiamo cucinando pesante. Fuori gustano adesso. Cosa fate di buono? C'è un odore di minestrone qua in studio, ragazzi. Tra palle e aglio. La roba. Vabbè, ci risentiamo vieni, domani. Fabio, quando vieni? Sì, sto arrivando. Così si leva le scarpe. Preparati domani sul discorso alieni, eh. Ci sono un po' di novità, eh. Adesso ti giro un po' di lobine, sì, così poi dici la tua. Non vedo l'ora, Marco. Vabbè, così lui ha paura. Lui capisce, lui pensa di essere l'unico, no? Sì, ho anche preso il cane per non farmi rompere i coglioni. Hai visto? No. Adesso, devi adottare anche un alieno. Ha delle motivazioni importanti. Cane, adesso alieno, vado a Frosinone a prendere l'alieno, va bene? Cane, alieno e poi sei a posto. Oh. Vuoi il grigione, vuoi il rettiliano o preferisci il norvegese biondo? Quale di questi tre ha le tette? Norvegese. Norvegese biondo. Allora, credo. Il grigio però deve essere una bella inculata. Però il grigio sta bene su tutto, È quello. No, il rettiliano. No, rettiliano è pericoloso. Il grigio è buono, il norvegese biondo a è figo. A domani, ciao!